Bentrovati a tutti. Dopo la sessione di stamani siamo arrivati all'ultima fase del nostro seminario e siamo qui appunto nella tavola rotonda intitolata Archeodromo di Poggi Bonsi, un futuro materiale e virtuale. L'esperienza Archeodromo, soprattutto nella sua fase diciamo realizzativa, non tanto quella progettuale, ma anche ovviamente in quella progettuale, ha basato il suo punto di forza proprio nella materialità, nella sua esperienza tangibile, immersiva a livello multisensoriale. E quando parlo di livello multisensoriale, parlo veramente di tutti i cinque sensi. Penso chiaramente al tatto. Penso ai rumori delle attività quotidiane del villaggio di Età Carolingia, penso agli odori e ai sapori. Il progetto Collina Accessibile di Poggio Imperiale, che è appunto l'argomento e il centro, il cuore del seminario, apparentemente si discosta da queste linee guida, che di fatto hanno sancito l'enorme successo di pubblico dell'archeodromo stesso. In questa tavola sono presenti Marco Valenti, professore di archeologia cristiana e medievale dell'Università di Siena e direttore scientifico del progetto sia archeodromo sia progetto CAPI. Nicola Berti, vice sindaco del comune di Poggi Bonsi e assessore alle politiche culturali e sport. Federico Salzotti, presidente di Archeosipo, e Maurizio Amoroso, fondatore e amministratore delegato di Entertainment Game Up. Archeosipo ed EGA sono due dei cofinanziatori del progetto e partner indispensabili per il lavoro di ricerca e sviluppo che stiamo portando avanti io e Samantha. In questa prima parte della tavola rotonda vorrei soffermarmi su questo dualismo materiale e virtuale e sulle politiche culturali dell'archeodromo e di come possono essere coniugati insieme questi approcci apparentemente appunto antitetici. Marco? Secondo me non sono assolutamente antitetici. Allora, nonostante ci siamo, diciamo, buttati, tra virgolette, sull'analogico a tutto tondo, cioè sulla ricostruzione materiale del villaggio, che era l'unico modo, a mio modo di vedere, serio e tangibile di far vedere l'invisibile alle persone, perché quello è. Perché l'archeodromo sono tutte le strutture ricostruite nell'archeodromo archeologicamente sono depositi in negativo, buche, tagli, eccetera, non monumentabili. Però in realtà, voglio dire, nasce tutto dall'IAM, dal Laboratorio di Informatica Applicata all'Archeologia Medievale, che siamo stati fra i precursori in Italia sull'informatizzazione, sul dato digitale, sulla libertà delle informazioni, la democratizzazione del dato. Oggi ne ho sentito parlare più volte, eccetera. Abbiamo cominciato alla fine degli anni 90, nel 2000 eravamo già su due binari. In quel momento, negli anni successivi, eravamo fortemente lanciati sul digitale, sulle ricostruzioni, non abbiamo mai smesso di farle o di lavorarci. Quindi questo progetto è fondamentalmente una sorta di ritorno al futuro, per modo di dire, perché in realtà è l'altra costola che abbiamo sempre avuto e che stiamo rimettendo in funzione in maniera più visibile. Tu operi e lavori all'interno dell'IAM, sai quanto siamo maniacali sul dato digitale. Certo, assolutamente. Quindi la vedo come né una prosecuzione né un'evoluzione, la vedo come un doppio binario che è andato avanti da sempre. Nicola, vuoi farci qualche considerazione più che altro sul tema appunto politico del comune di Poggi Bonsi e della volontà di rappresentazione materiale e virtuale, appunto, con questo progetto dell'archeodromo.
Hola. Abbiamo, è uscito il vice sindaco. Allora andiamo avanti intanto con Maurizio. Ok, intanto buongiorno a tutti, è sempre un piacere rivedervi dopo tanto tempo che abbiamo parlato l'ultima volta. Io faccio una piccola considerazione personale. Dal punto di vista puramente aziendale, io vedo questo progetto come un'opportunità incredibile. Lo consideriamo un investimento per il futuro dal punto di vista proprio produttivo. È chiaro che realizzare un gioco come che è quella che è la parte in cui siamo tenuti a fare non può bastare solo Samantha, per cui ha bisogno di tutta la struttura che la supporta in tante altre fasi per provare a realizzare quello che un po' ieri vi ha fatto vedere, che sinceramente ci sta dando tante soddisfazioni dal punto di vista proprio di opportunità. È un'opportunità anche per poter finalmente mettere un punto chiaro sul discorso che i videogiochi possono dare una mano a quella che è la parte attrattiva culturale, ma anche attrattiva turistica di un posto che magari è poco conosciuto o conosciuto in certi ambiti e non in altri ambiti, e che quindi il videogioco può aiutare a dare lo stesso tipo di informazione, magari con toni un pochino più leggeri e alla portata di tutti quanti, di un pubblico diverso rispetto a quello che normalmente si vede su alla collina dei Poggi Bonzi. Io sono sicurissimo che questo progetto ci darà tante soddisfazioni una volta finito, ma anche dopo, perché noi stiamo pensando a quello che è un po' il problema fondamentale di quello che facciamo, che è nella sostenibilità nel tempo di questi progetti, perché fin tanto che ci sono, diciamo, soldi che coprono queste cose, si va tutti felici d'accordo, ma poi quando i soldi finiscono si pone subito un altro punto, un altro problema davanti: come facciamo a sostenerlo nel tempo, come facciamo a fare in modo che questo progetto dia i frutti anche dopo il supporto pubblico. E questo, insomma, è un tavolo che poi apriremo, ne parleremo tranquillamente. Abbiamo già delle idee, delle possibili strade da percorrere. Per cui, ecco, per noi principalmente lo vediamo come un'opportunità e un investimento per il futuro. Sì, questo è un tema, diciamo, la possibilità di autofinanziarsi e di muoversi con le proprie gambe di un progetto è un tema, diciamo, che si è accresciuto e siamo molto più sensibili a analizzarlo probabilmente dalla crisi del 2008. Prima eravamo più portati a pensare sì, ma in qualche modo faremo. In realtà in qualche modo non faremo, dobbiamo pensarci, è indispensabile affrontare questo problema fin da subito, quindi assolutamente è un aspetto molto importante. Ripasso la parola a Nicola, quindi per gli aspetti. Nicola, accendi il microfono. Okay. Eccoci. Ho dovuto cambiare postazione perché te non ti sentivo, Stefano, ho sentito Marco e ho sentito Maurizio e basta. Quindi era per quello. Quindi va non bene, ho... va bene. Perfetto, perfetto. No, quindi dicevo, vorrei una considerazione iniziale da te sugli aspetti politici, appunto, del comune di Poggi Bonzi e della scelta di investire, perché di investimento si tratta e non di spendere soldi, ma di investire nella cultura, materialmente e fisicamente nell'archeodromo, e anche di sostenere il progetto CAPI in questo approccio complementare di valorizzazione virtuale del contesto archeologico, storico e culturale di tutta la fortezza. Sì, grazie. Allora, questa scelta ormai è una scelta che viene da lontano. Il professor Valenti lo ricorda sempre quando, diciamo, ripercorre la storia di tutta la collina. È una scelta che viene da lontano, di valorizzazione, di riscoprire un patrimonio storico-culturale di cui la nostra città sentiva la necessità e aveva bisogno. Un percorso che ha avuto negli anni fasi alterne, naturalmente fasi
di grande slancio come quella iniziale, fasi un po' più interlocutorie e fasi, diciamo, in cui la passata legislatura e questa, diciamo, che vede me pro tempore rivestire il ruolo di assessore alla cultura, sta e vuole continuare ad investire. Chiaramente questo percorso lo fai se il progetto che ti viene, se naturalmente senti questa necessità che era sentita, come dicevo, dalla città, ma lo fai anche se ciò che hai davanti, ciò che ti viene proposto è un progetto che ha una rilevanza storico, scientifica e di ricerca tangibile, di peso, e che, come dire, indaga anche su sentieri inesplorati, almeno per noi naturalmente, quello per esempio dell'archeologia pubblica. In questo si inserisce, come dire, tutto il processo di valorizzazione della collina di Poggio Imperiale. Si inserisce il progetto di realizzazione ancora non terminata del nostro archeodromo, si inserisce come progetto parallelo anche quello, appunto, di il progetto Capite, collina accessibile del parco di Poggio Imperiale, che vede, come dire, queste due filoni, queste due tematiche, uno sulla realizzazione di tour virtuali, di realtà aumentate e di audioguide che poi saranno messe a disposizione dei fruitori del parco, di tutto il parco, e poi, diciamo, il progetto sulle soluzioni videoludiche, come veniva riportato, per sondare ancora nuovi sentieri. Ci è sembrato da subito un elemento interessante, innovativo, e che quindi noi vogliamo percorrere. L'idea di fondo è quella che diceva il professor Valenti all'inizio, quando ho sentito le sue parole. Insomma, noi dobbiamo, attraverso tutto questo tipo di lavoro che è messo in campo, far percepire a persone normali, cioè come mi ritengo anch'io, ciò che voi archeologi in primo luogo riuscite a vedere attraverso la valutazione, come diceva il professor Valenti, di un buco o di un reperto, di una palizzata che noi non percepiamo, ma che lì c'era e che quindi noi abbiamo il dovere, non solo l'interesse, ma anche il dovere di capire, di conoscere, di valorizzare e di, come dire, anche provare a toccare, ecco, se non solo con le mani, anche con gli occhi. Certo, e poi un altro aspetto che secondo me è molto interessante e che deve essere sottolineato, appunto, è la differenza tra spendere soldi per salvaguardare il patrimonio, valorizzare il patrimonio, comunque di per sé non dico che sia sbagliato, ma va sottolineato il fatto che si tratta di un investimento, perché in qualche modo, diciamo, la direzione scientifica di Marco Valenti e anche, diciamo, l'impostazione del comune ha come obiettivo quello di fare in modo che l'archeodromo di Poggio Bonzi e tutto il contesto della fortezza siano un volano di sviluppo per la città e anche che offra una ricaduta economica sulle attività commerciali. Assolutamente sì, cioè l'idea che ci guida è assolutamente questa, cioè noi investiamo per, come dire, non solo perché è giusto investire in cultura a prescindere, come dicevi te. Purtroppo questo paese in senso lato è paese Italia, come dire, sì. non investe quanto dovrebbe
in cultura, ma l'investimento è anche perché noi vogliamo provare a creare, come dire, un altro pezzettino di economia che questa città fino ad oggi non aveva toccato, che è appunto l'economia della cultura, l'economia del turismo, e vorremmo, stiamo lavorando affinché questo si metta a regime, perché questo, come dire, giova benessere al parco stesso, perché è fruito, ma giova benessere perché crea, e non c'è, non bisogna avere paura di dirlo, anzi questo è il vero valore aggiunto, perché deve poter creare posti di lavoro, lavoro, perché la cultura deve creare posti di lavoro e può creare, posti di lavoro. Stiamo lavorando, e il professor Valenti lo sa, anche per, diciamo, il ruolo che istituzionalmente riveste, stiamo lavorando anche non solo perché questo diventi, come dire, un fulcro per la città di Poggi Ponzi, ma perché sia, come dire, uno dei fulcri di un panorama più vasto, che è quello dell'ambito turistico, e assieme anche agli altri comuni della provincia di Siena, proprio in questi giorni stiamo progettando, buttando giù progettualità, come dire, in attesa che anche l'Europa, attraverso il Recovery Fund, ci dia una mano. Io credo che su quelle linee di intervento ci saranno misure specifiche anche per luoghi di interesse come il nostro e come altri. Serve mettersi chiaramente al lavoro nell'idea che tu, Stefano, prima dicevi, insomma, che investire in questo significa investire in posti di lavoro, significa investire in economia, e quindi certo, noi ci proviamo, ecco. E benissimo, passo la parola quindi a Federico Salzotti, diciamo che rappresentanza di Archeotipo, il braccio armato, diciamo, dell'archeodromo, e vorrei appunto chiedere anche a lui una considerazione su materialità e immaterialità, diciamo virtualità. Sì, allora, diciamo che noi ci occupiamo della gestione delle attività didattiche, culturali, divulgative del parco e dell'archeodromo, e da questo punto di vista abbiamo varie linee di intervento, abbiamo una serie di aperture ordinarie che riprenderanno appena possibile, ovviamente, eventi collaterali aperti al grande pubblico. Abbiamo la linea di sviluppo dell'offerta museale legata alle gite scolastiche, con le quali abbiamo fatto grossi numeri negli ultimi anni, almeno finché erano ammesse le gite. E poi abbiamo un terzo settore di sviluppo che si lega fortemente al progetto al quale abbiamo aderito, che è quello della accessibilità sia nel contatto del pubblico con la struttura museale in sé, sia per tutta una serie di attività e di laboratori che abbiamo predisposto in questi ultimi anni. Abbiamo deciso di investire innanzitutto in formazione e di conseguenza abbiamo già attivato da ormai qualche anno attività e laboratori legati, per esempio, a le persone con Alzheimer che vengono ospiti della struttura museale e all'interno del museo interagiscono e vivono esperienze sicuramente differenti da quella che è la routine a cui sono abituati, e che sono momenti per loro di svago e di rigenerazione. Abbiamo avuto da questo punto di vista ottimi riscontri. Un'altra nostra collaboratrice, Alessandra Nardini, ha attivato anche una linea di sviluppo legato al pubblico con autismo. Ha avviato dei laboratori già sperimentati, poi purtroppo con la pausa forzata del Covid abbiamo dovuto un po' interrompere questo tipo di attività in presenza. Ecco, però da questo punto di vista il progetto CAPI è sicuramente strategico,
proprio nella creazione di una serie di strumenti che possono andare incontro a questi tipi di esigenze, per ampliare le possibilità, le potenzialità di questa attività che svolgiamo con questo genere di pubblico e che intendiamo proprio attraverso le soluzioni che state elaborando e che abbiamo visto anche stamattina, possono essere estese a una platea più vasta. Da questo punto di vista concludo dicendo che all'interno del progetto ci sono una serie di partner e di collaboratori che abbiamo scelto sul territorio e che si occupano in varie misure di disabilità di tipo fisico o cognitivo, di tipo differente. Ecco, io penso che la seconda fase di sviluppo di questo progetto, che contemplerà l'incontro con queste realtà, potrà essere molto significativa, perché probabilmente permetterà, strumento alla mano, e abbiamo visto già oggi il grado di sviluppo a cui siamo arrivati, di operare nuove soluzioni che si possano basare anche sul digitale e sul virtuale, da utilizzare direttamente all'interno della struttura museale, ma che può anche essere visto come uno strumento per avviare questo tipo di attività anche a distanza, anche online, calcolando che spesso abbiamo a che fare con un pubblico che magari può avere difficoltà a spostarsi. Quindi da questo punto di vista ritengo che il progetto sia veramente una ottima possibilità di sviluppo di queste attività, per saldare ulteriormente il rapporto con il territorio nelle attività in presenza, ma per estenderla a una platea più vasta anche attraverso l'uso dell'online e del virtuale. Certo, mi riallaccio parzialmente, Federico, al tuo discorso e faccio una, diciamo, lancio una seconda linea di riflessione per tutti quanti. Il progetto CAPI è iniziato casualmente proprio in corrispondenza della crisi pandemica, ovvero quando il virtuale, da semplice, diciamo, da una medaglietta da esibire attaccata alla giacca, è diventata una necessità vera e propria, e il ruolo delle nuove tecnologie ha subito una mostruosa accelerata, lo abbiamo visto tutti in questo ultimo anno e poco più. E diciamo, anche se speriamo il prima possibile questa soluzione migliorerà e si stabilizzerà, io non credo che questo processo di digitale e di virtuale si arresterà, come non è iniziato ovviamente durante questo anno, è iniziato molto prima, ma adesso ha subito soltanto un'accelerata enorme. Serve però, a mio avviso, un approccio che sia definitivo, che sia strutturale, che non sia improvvisato come le emergenze e le necessità spesso impongono, e che possa dare un valore aggiunto soprattutto alla formazione dei bambini, dei ragazzi, alla loro, e come comunicare a loro la storia e l'archeologia. Marco? Beh, allora, riallacciandomi a Federico, ma anche un po' a quello che stavo detto prima. Sapete, io me la penso, no? Per noi la comunicazione è l'ultima parte del nostro lavoro, non è una parte accessoria. E questo luogo, come altri in cui lavoriamo, penso a Mirandolo, San Galgano o lo scavo di Santa Cristina, noi li abbiamo sempre raccontati a tambur battente, giorno per giorno, continuamente, quasi in maniera maniacale. Perché l'importante è comunicare. Comunicare non è solo una paginetta web, un profilino, una paginetta Facebook o un profilo Instagram, cioè, significa metterci contenuti, banalizzare, tra virgolette, che non vuol dire renderli ridicoli, ma renderli comprensibili a tutti, contenuti complessi.
Questa è la nostra filosofia come gruppo di lavoro e questa portiamo avanti. Cioè fare in modo che le informazioni che noi produciamo abbiano un'utilità sociale in varie forme. Questo anche con le ricostruzioni virtuali, perché io lo considero tutto un pacchetto, come, certo. come sai bene. Cioè un'utilità sociale su quali binari? Uno, una volta si diceva, no, negli anni 70, ero ragazzino, ma perché sono un po' anziano, ma me lo ricordo bene, portare la cultura alle masse. Noi lo stiamo facendo. Noi lo stiamo facendo realmente, senza torri d'avorio, senza puzza sotto il naso. La vera democratizzazione del dato è questa, è raccontare a tutti, per tutte le utenze, per tutte le fasce, anche di livello di preparazione, di livello intellettuale, no? Etica, perché si insegna alle persone a ragionare, si dà un messaggio, si danno degli esempi. Riappropriazione del paesaggio, perché questo stiamo facendo anche, sia in reale che in virtuale, verso le persone. Socializzazione, altro elemento fondamentale, questo avviene un po' di più, chiaramente, sul luogo fisico, ma avviene anche tramite la rete. Allora, a noi la pandemia non ci ha trovato gli scoperti, anzi, eravamo già molto attivi su tutte queste linee. La pandemia ci ha solo fatto, semmai era possibile, raffinare alcuni dei nostri strumenti. Per noi raccontare in rete è stata ed è ancora quotidianità dal 2000. Certo. Oggi Bonsi dall'apertura dell'archeodromo, cioè dall'ottobre 2004. Però per noi era cosa, non è per far il grosso, ma era cosa di tutti i giorni. Allora, noi dobbiamo continuare a raccontare, perché è così che si può forse creare il bisogno di archeologia e far capire anche che l'archeologia non solo ha la sua utilità sociale, ma anche un'utilità economica. Perché, come diceva giustamente Nicola, la cultura deve creare posti di lavoro. Cioè è anche un messaggio etico che noi, anche io per esempio come docente ho, cioè dare la possibilità alle pletore di laureati che escono dai nostri corsi di poter fare il lavoro, chiaramente in maniera flessibile, adattandosi, specializzandosi, ho sentito parlare spesso di nuove forme di professionalizzazione, no? Nuovi mestieri che ci saranno. Dicevo, dando però la possibilità a chi ha studiato per fare questo mestiere di farlo realmente, di portare un'utilità nella società in cui operi, nella comunità in cui operi. Questa è la grande lezione che il mio maestro ci ha dato, è Riccardo Frankovic, che non sapeva neanche cos'era l'archeologia pubblica, ma la faceva ampiamente. Perché tutto questo di cui stiamo parlando, anche sul virtuale, è pienamente archeologia pubblica. Significa arrivare a tutti, significa non solo mandare dei messaggi, ma creare anche dei circuiti non solo intellettivi, ma anche economici. Abbiamo visto anche per i musei. Quindi questo nostro modo di operare, lo dico prima, non ci ha trovati con le spalle scoperte, ma proseguirà anche perfezionandosi, perché le realtà archeologiche parlo di archeologia, chiaramente siamo archeologi, vanno raccontate a tutto tondo, con tutti i mezzi. Certo, sì, no, assolutamente. Abbiamo visto anche stamani con il progetto del Virtual Tour delle navi di Pisa, come diciamo in qualche modo anche questo possa essere appunto sia stato un metodo per dare comunque un'opportunità di lavoro in un momento in cui, per esempio, i musei erano chiusi. Quindi anche sotto questo punto di vista un aspetto. Cioè, scusa Stefano, noi dobbiamo riuscire a emozionare le persone se vogliamo lavorare bene. I paralleli che ho sentito stamattina col romanzo storico, che io ho usato più volte in passato, sono perfetti. C'è uno sfondo reale in cui si possono muovere anche elementi interpretativi, alla fine anche la ricostruzione è questa. Certo, certo, no? Certo, sia fisica, come gli archeologi fanno Rinator, sia i siti virtuali o anche il videogame che siamo un po' tutti, su cui tutti stiamo
stiamo lavorando, no? Perché guardate, alcuni di voi sanno, cito spesso, io sono un maniaco del messaggio di Ralf Jensen, questo grande economista danese, che anticipando tutti alla fine degli anni 90 disse: si venderanno solo i prodotti, tra virgolette, che sapranno emozionare le persone e che racconteranno storie. È una grande verità, questa è una grandissima verità, e su questo bisogna proseguire, sull'emozione alle persone. L'emozione è produttiva anche di comportamenti, e la distruzione, cioè, tutto quello che noi facciamo deve essere indirizzato, deve andare in questa direzione, e questa direzione è un lavoro. Assolutamente, anche perché su questa cosa del futuro e dell'emozione si vede, per esempio, mi è venuto in mente mentre parlavi il tema della trasformazione della pubblicità, del modo di fare pubblicità, che fino a 10 anni fa si pubblicizzava l'oggetto, oggi si tende a pubblicizzare una storia. Deve raccontare storie, cominciò da Nike, no? Esatto. Quello è l'esempio. E poi, diciamo, un altro aspetto molto importante è che, per quanto riguarda il discorso romanzo storico, diciamo, fantasia, tra virgolette, io non la definirei fantasia, però se noi costruiamo contenuti storicamente attendibili in un palinsesto storicamente reale, non sappiamo se un episodio è successo o no, non lo sappiamo perché non abbiamo la macchina del tempo, ma può essere verosimile, non raccontiamo una storiella. Quindi... No, questi sono gli aspetti cognitivi. Noi raccontiamo scenari plausibili, perché l'archeologia, come sai bene, è molto oggetto di soggettività. Certo. Uno più uno in archeologia fa 4 spesso, non fa 2. Certo. È normale. Certo. Nessuno ha le verità assolute nel nostro mestiere, ma per fortuna. Ma per fortuna. No? Cito una frase famosa che uso spesso, di Indiana Jones: se volete la verità, l'archeologia dà i fatti, se volete la verità, Laura... di filosofia del professor Tairi è in fondo al corridoio. Ma è così, è così. Alla fine noi cosa raccontiamo? Anche con le ricostruzioni, modelli storiografici che ci siamo costruiti sulla base del dato archeologico, certo. Chiaramente sulla base di un mestiere, sulla base anche di determinati codici interpretativi, di regole, di studi che abbiamo fatto, ma noi alla fine raccontiamo un modello, è questo che facciamo. Chiaro. Maurizio? Beh, seguivo con interesse le parole di Marco, perché come sempre catalizza molto la mia attenzione, perché è molto bravo a farsi capire. Allora, io dividerò quello che ho in testa in due parti diverse. La prima riguarda la pandemia. Noi lavoriamo da remoto da 5 anni, quindi praticamente non, al di là degli eventi in presenza che non abbiamo potuto fare, proprio non ha cambiato assolutamente nulla, anzi, dal punto di vista proprio del fatto che tutti si sono buttati sull'ambito multimediale, il lavoro non si è raddoppiato, ma forse anche triplicato da questo punto di vista, quindi non posso dire nulla, diciamo che per colpa di una cosa, diciamo, non bella, noi personalmente, insomma, possiamo ritenere il 2020 un anno abbastanza soddisfacente. Sembra brutto dirlo, ma è la realtà delle cose. Volevo fare un passettino indietro e dire una cosa a Nicola, se mi permette una piccola osservazione. Voi avete la fortuna di avere a Poggi Bonzi un unicum in Italia, che è l'artodromo. Non si tratta di investire perché si deve investire nella cultura o si deve investire perché la popolazione vuole che si investa nella cultura.
Secondo me il primo passo da fare è avere la consapevolezza di avere la fortuna di avere qualcosa dentro la vostra città che non c'è da altre parti. Non è che se vado in un'altra città trovo un archeodromo o un'altra logica strutturale con la quale è stata messa su quel progetto, cioè quello non esiste, ce l'avete solo voi. Quindi se siete bravi a sfruttare questa cosa e farla diventare un modello di business, secondo me non solo aiutate l'archeodromo, ma aiutate tutta la città di Poggi Bonzi a sviluppare quello che è il vostro programma. Per cui io vi invito a ragionare da questo punto di vista, che non ce ne sono altri, ce l'avete solo voi. Per cui approfittatene, perché dall'altra parte trovate persone che sono disposte a portare avanti un progetto secondo tutte le linee giuste che devono essere portate. Infine, rispetto a quello che dice Marco, io voglio solo aggiungere una cosa, che è vero che l'archeologia racconta storie, è vero che la ricostruzione viene basata da fonti storiche, quindi deve essere bella, deve suscitare emozioni, tutto quello che volete, è giusto, è una cosa che io condivido in prima persona. Però è anche vero che quando questa palla passa dal mondo pubblico al mondo privato, io devo per forza metterci il fatto che queste cose devono essere comunque in linea col fatto che noi ci dobbiamo mangiare, quindi dobbiamo trovare il modello di business, rivolgerci al mercato giusto per fare in modo che tutto questo che voi dite sia però fonte anche di un qualcosa che ci rientra nelle tasche per poterci vivere. Noi abbiamo fatto un passettino in più, perché quello spesso sui lavori che facciamo, sui progetti che facciamo, decidiamo di reinvestire una parte di quello che guadagniamo sul territorio, e sarà la stessa cosa che faremo con l'archeodromo, però è giusto che questo lato di questo discorso non venga messo da parte. Perché comunque prima o poi tutti quanti devono fare i conti con quello che si spende, con quello che si guadagna e con quello che si investe, che altrimenti i progetti sono belli, sono grandi, tutto quello che vogliamo, però poi alla fine bisogna ragionare anche in maniera un pochino più semplice. Ci sono dietro società, persone che ci lavorano, che hanno bisogno di andare a portare avanti quello che serve per poter continuare una normale attività. Ecco, quindi bellissima l'archeologia, bellissimo il suscitare emozioni, come diceva Marco, ma attenzione a tirare il filo e non suscitare troppe emozioni e rimanere senza soldi. Ecco, bisogna sapersi muovere bene sul mercato. Ecco, quindi è la considerazione che mi sentivo di fare in più rispetto a quelle che avete fatto voi. No, certo, assolutamente vero, ma credo, diciamo, anche un po' reinterpretando, se posso permettermi, sia le parole di Nicola che quelle di Marco, si deve trattare di un modello di sviluppo sostenibile, nel senso di non sfruttamento del paesaggio, di non sfruttamento in maniera viscerale della risorsa culturale, ma essendo un modello di sviluppo prevede lo scorrere di denaro, quello è fisiologico e naturale. Ecco. Passo la parola a Federico. Sì. Allora, io posso ricollegarmi a quanto già detto in precedenza Marco Valenti. Nell'esperienza che abbiamo in corso proprio sull'archeodromo, penso che prima ho parlato degli aspetti dell'accessibilità, adesso forse vale la pena di approfondire il rapporto molto stretto che abbiamo creato con le scolaresche e con il mondo didattico, proprio su questa, proprio partendo dalle parole di Marco, cioè la capacità, lo sforzo che va fatto nell'ottica di raccontare un modello attraverso delle storie, uno storytelling, quant'altro. Lavorare da quel punto di vista con il pubblico scolare, che nel nostro caso prevalentemente è, diciamo, legato alla fascia delle tarde elementari, scuole medie, per intenderci, è un grosso, sforzo, ma abbiamo anche di fronte un pubblico che è veramente molto recettivo. Un pubblico, quello dei ragazzi che vengono in gita, che
che è estremamente sollecitato al confronto, alla dialettica, che ha in sé ovviamente la capacità di scherzare, di creare, di sottolineare contrapposizioni fra il mondo che vivono loro e quello in cui si trovano catapultati quando vengono all'archeodromo, e proprio questo aspetto della dialettica che si crea fra contemporaneo e bolla storica è un aspetto, secondo me, eccezionale nel rapporto con le scolaresche. Da questo punto di vista, dopo le prime esperienze in cui abbiamo capito qual era il grado di ricettività dei ragazzi, abbiamo ritenuto importante strutturare anche le attività didattiche, le gite, in maniera molto organizzata, proprio come diceva Valenti in precedenza. Ciascuno di noi si presenta come un personaggio storico, chi fa il falegname, chi il fornaio, il fabbro, il domus, quant'altro. E ciascuno nel dialogo con i ragazzi, che è un dialogo che avviene spesso anche attraverso modalità scherzose anche, e soprattutto con sulla base dell'esperienza diretta, facendo provare a fare cose, facendo provare a fare i mestieri, le attività quotidiane. Ecco, da quel punto di vista i ragazzi escono da questo circuito esperienziale, diciamo, avendo acquisito delle nozioni molto complete. Cioè il fornaio che si approccia ai bambini mentre fa impastare il pane, in realtà dà loro tutta una serie di nozioni su quelle che erano l'alimentazione, non solo intesa come alimentazione, ma come l'alimentazione come specchio di una struttura sociale a cui il fornaio è sottoposto all'interno del villaggio. Lo stesso si può dire per il falegname che si trova a lavorare con il legno e che quindi alla fine ha un ruolo preponderante in tutto ciò che è edilizia in quel periodo, il fabbro che può raccontare anche degli aspetti commerciali, degli scambi, dell'importazione, della lavorazione delle materie prime. E da quel punto di vista, ecco, ricollegandomi a quanto avevi suggerito all'inizio di questo secondo giro, quell'aspetto dei ragazzi, delle leve più giovani, penso che questo modello sia veramente calzante per quel tipo di età, anche se poi riproposto agli adulti sostanzialmente si ripropone attraverso le stesse modalità. Cioè l'adulto che viene all'archeodromo, diciamo, usando una frase fatta, si riscopre bambino. L'aspetto ludico è sempre strettamente connesso alle attività che proponiamo. Abbiamo visto anche persone di età avanzata stare, diciamo, al gioco, e da questo punto di vista, ecco, penso che l'aspetto esperienziale che si può sviluppare sia fortissimo. Chiudo dicendo che da questo punto di vista il virtuale, il gaming, la visita virtuale è per le scolaresche, per i ragazzi, un modo per dare continuità alla visita. Cioè la visita diretta, che ritengo comunque sempre fondamentale, è un aspetto che poi i ragazzi possono approfondire in classe con la LIM, da soli con un videogioco, da soli a casa andando a rivedere i posti in cui è stato, approfondendo, e quindi tutto ciò che è virtuale, tutto ciò che è promosso dal progetto CAPI può veramente essere considerato un appendice fondamentale per dare continuità all'esperienza diretta e in presenza. Bene, grazie Federico. Allora, a questo punto vorrei arrivare a un ultimo giro di pensieri e di riflessioni, arrivando a quella che è il tema, l'argomento e la domanda iniziale proprio della tavola rotonda. Qual è il futuro dell'archeodromo tra ciò che deve essere reale e ciò che può essere virtuale? Marco?
Posso rispondere io prima? Certo, Leonardo, vai. Sì. Mi sembra doveroso nei confronti di Marco. Non è che ci avevo da andare via, ma lo... Ma vai, prego. La mia risposta è un po' più semplice, diciamo, è un po' più pragmatica in questo senso. Quindi per me, come dire, il futuro dell'archeodromo è che si completi il prima possibile, e su questo noi ci stiamo adoperando, perché se non si completa, chiaramente io non do strumenti a chi valorizza un territorio, valorizza tutto quello che di bello è stato detto, non do strumenti per poter, come dire, realizzare appieno quelle che sono le nostre progettazioni. E quindi per me il futuro è la realizzazione definitiva con tutti i crismi che ci siamo posti. Concludo brevemente, Stefano, così non rientervengo più. Concludo brevemente. Rispetto anche a quello che diceva Maurizio prima, certo che lo sappiamo, diciamo, noi due sono i pilastri che ci guidano. Uno è il rigore scientifico, l'altro è l'unicità, e di questo noi siamo consapevoli, coscienti, e su questo noi ci muoviamo e abbiamo intenzione assolutamente di proseguire. Senza questi, diciamo, tutto ciò di quello che abbiamo costruito decade. E quindi noi sappiamo che siamo unici, ma che dobbiamo lavorare con rigore scientifico. E per lavorare con rigore scientifico non ci possiamo improvvisare. È un mestiere, come diceva Marco, e ci sono persone che questo mestiere lo fanno. Non ci si può affidare agli amministratori. Gli amministratori sono quelli che condividono questo percorso, che provano a dargli... inserirlo nei canoni della pubblica amministrazione, ma poi poi c'è un mestiere vero e proprio che non spetta a me, non spetta a noi, è quello del rigore scientifico, e spetta a voi che siete qui e a cui noi, come dire, ci affidiamo. Proprio per sommi capi, ascoltare il professor Valenti nel suo intervento precedente, io che lo conosco ormai da qualche annetto, non da tantissimo, voi probabilmente conoscete, però è sempre emozionante e, come dire, almeno a me fa percepire, no, alla fine, come anche l'archeologia non sia altro che fare politica con la P maiuscola, più maiuscola di quella che istituzionalmente io provo a fare, insomma, tutti i giorni, perché ha toccato dei temi, come dire, che sono anche spartiacque, mi verrebbe da dire ideologici, quindi accessibilità, etica, socializzazione, rispetto del territorio. Io, ecco, sono contento quando sento, per me anche questo è unicità e rigore scientifico, ecco, e per me anche questo è investire nel futuro. Chiudo con una battuta perché ogni tanto io e Marco ci sfidiamo a citazioni quando ci capita di fare queste cose, e io cito una cosa, anch'io cito spesso, ma che ci sta bene, siccome c'è un'altra passione che ci accomuna, che è la musica, cito sempre Joe Strummer, che in una delle sue frasi più famose, che è tutt'altro che nihilistica, anche se qualcuno l'aveva interpretata così, dicendo che il futuro non è scritto, non lo è nemmeno per noi scritto. Il nostro ruolo, il ruolo di tutti, è proprio quello di scriverlo e di scriverlo insieme, insomma, attraverso tutto quello che voi avete detto, attraverso la digitalizzazione, attraverso l'utilizzo di nuove frontiere, attraverso la passione delle persone, attraverso il lavoro quotidiano, insomma. Ecco, io chiudo con Joe Strummer, che per me è un'ispirazione sempre. Grazie, Nicola. Beh, Nicola, è stato chiaro. No, futuro. Futuro, come cito anch'io, faccio anch'io una citazione musicale, come cantava il buon Enrico Ruggeri, futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi. Cioè, il futuro purtroppo non si può sapere, però un dato certo c'è, a mio parere. C'è che il gruppo che si è composto, fatto di pubblico e privato, mi sembra abbia le idee chiare di dove andare, sapendo anche che ci vogliono le risorse per dove andare. Quindi dovremmo lavorare in questa direzione per costruire un progetto ancora più forte e più sostenuto economicamente, per coprire tutti gli aspetti, dalla materialità a virtuale, per coprire ogni aspetto. Anche perché, lo dico con
assolutamente senza malcelata soddisfazione e orgoglio, aver investito realmente sulla storia di una comunità, con l'impegno del comune, chiaramente, dell'amministrazione, ha significato far... Allora, Poggio Bonzi era noto soprattutto perché era la patria del camper, soffocato fra colossi del turismo culturale, Siena, Monteriggioni, San Gimignano, Firenze, eccetera. Cioè, una cosa che mi fa rabbia, ma mi piace nominare, è la famosa guida turistica Lonely Planet, che nel 2007 uscì dicendo a Poggio Bonzi: non fermatevi, proseguite per altre mete. Ora, le cose sono un po' cambiate. Un piccolo esempio, in quattro anni, solo parlando delle gite, come, cioè quindi nel mese di metà febbraio, marzo, aprile e maggio, in quattro anni Poggio Bonzi si è ritrovato con un... Ho fatto il conto l'altro giorno per la WQR, 2015-2019, si è trovata con 16.900 e passa fra alunni e docenti che sono venuti a Poggio Bonzi, molti anche fermandosi a dormire, poi dopo la giornata passata all'archeodromo spostandosi in altre mete, quindi numeri che prima non c'erano. E come mi dimostrò l'assessore Fabio Carrozzino, mi ha dimostrato anche recentemente, dall'apertura dell'archeodromo nell'ottobre 2014 sono cresciuti sempre i numeri di Poggio Bonzi, di arrivi e di presenze. Io non dico sia solo merito dell'operazione che stiamo facendo, ma molto sì. Voglio dire, 20 passaggi televisivi in trasmissione in fasce di primo piano dedicati a questa operazione che stiamo facendo ha portato la conoscenza di Poggio Bonzi ben oltre i limiti anche più ottimistici che ci potevano essere all'inizio dell'operazione. Il continuo interesse dei giornali, ci cercano per ambientazioni cinematografiche, piccole case produttrici, ma ci cercano all'interno dell'archeodromo. Cioè, significa aver creato, a mio modo di vedere, un circuito virtuoso ci sta portando anche in terreni che neanche immaginavamo, opportunità che riusciamo a cavalcare e sviluppare ancora di più il progetto. Cioè, alla fine produce non solo cultura, ma produce anche economia, un'operazione del genere. E su questo non dobbiamo andare avanti, perché, io ripeto, ora parlo di nuovo da archeologo, e noi dobbiamo avere un'utilità sociale come attori della ricerca. E a piccino giocavo col fortino degli indiani di legno, e poi quando uscirono la mia mamma mi comprò il castello. Ora li scavo e li ricostruisco. Però è il mio divertimento, invece no, deve avere un riscontro tangibile sull'economia, un altro volano culturale, un volano economico che si aggiunge a quelli che già esistono in una comunità. Cioè, si fa un progetto dove si fa ricerca, non solo ricerca, è connaturato all'inizio della ricerca. E in questo, ripeto, ci rimetto tutte le chiavi di racconto, compreso tutto ciò che abbiamo visto in questi due giorni, che devono costituire un unico pacchetto a portare avanti, perché la strada ormai è questa, non si torna indietro e non si può tornare indietro. A me ha sempre colpito, al di là di qualche problema, e poi c'è sempre, no? Perché non tutti possono essere soddisfatti, ha sempre colpito la popolazione di Poggio Bonzi che parla, quando lo nomina o quando scrive, del nostro archeodromo. Guardate, non era facile, eh? Il nostro archeodromo. Quindi lo sentono loro. Sì, abbiamo fatto un'operazione forte di recupero della storia, e sono orgogliosi che sia ormai nota a livello alto, insomma. Poi volevo dire anche altre cose, ma più di troppo tempo lascio agli altri. Maurizio? Beh, la mia ignoranza musicale non mi permette di fare nessun tipo di citazione, mi dispiace dare questa enorme delusione a tutti quanti, però da questo punto di vista io non vi posso assolutamente aiutare. Per rispondere alla tua domanda, senti Stefano, il futuro dell'archeodromo, come ha detto anche Marco, io non, cioè,
non lo so, io sono soltanto un piccolo attore di questo grande progetto. Io penso che dal nostro punto di vista quello che possiamo fare è dare la massima disponibilità alle altre persone che sono sullo stesso tavolo nel poter dare la nostra professionalità nel modo più giusto possibile. Noi, come ho detto all'inizio, per noi questa è un investimento non tanto in termini economici, ma proprio un investimento di progetto, perché ci crediamo tanto. Io, a parte che l'archeodromo a me è sempre piaciuto come cosa, pensavo fosse questo villaggio medievale in cui vivevano, cioè io veramente mi ero immaginato un racconto fantasy bellissimo nella mia testa, poi quando l'ho visto veramente ho detto cavolo, ma questa è veramente una cosa grande. Allora, qualsiasi cosa, ma parlando con Marco, ho detto sì, noi ci stiamo senza problemi, perché è proprio il progetto che è bello, è proprio come è stato portato. Io mi auguro che tutta la parte fisica, no, ma quindi materiale che ci sia nell'archeodromo continui, nel senso le attività didattiche, le singole persone che fanno i mestieri, le singole cose che spiegano come vengono fatte le cose, perché quello è bellissimo e quello secondo me è una parte che deve essere tramandata, la difficoltà deve essere raccontata. Ma poi per quanto riguarda tutto il livello progettuale, noi siamo tranquillamente disponibili a sederci su questo tavolino e a portare quello che noi facciamo giornalmente con altri progetti per poter dare ancora più un valore aggiunto a quello che si sta facendo. Per cui il futuro io lo vedo il risultato di una collaborazione fra più soggetti che fanno cose diverse. Quanto più bravi siamo a parlare tra di noi e a mescolare le nostre professionalità, tanto più bello sarà il risultato del progetto finale. Grazie Maurizio. Federico? Sì, allora io posso parlare per parte nostra, Archeotipo, quindi una realtà privata che in realtà è nata come spin-off dell'Università di Siena, che si trova a collaborare in un network basato proprio sull'incontro fra pubblico e privato. Il futuro dell'archeodromo come archeotipo lo immaginiamo alla ricerca di nuovi pubblici e qui torna centrale il tema dell'accessibilità. La gestione che stiamo operando dell'archeodromo non è una gestione convenzionale, non è una gestione calata dall'alto basata su assunzioni in partenza, ma è una gestione che parte e nasce dalla ricerca di nuovi pubblici, nuove attività da proporre, che siano attrattive, che, il discorso delle gite o dei laboratori a cui ho accennato prima. Quindi se devo pensare al futuro di archeotipo all'interno dell'archeodromo e del parco, lo vedo impegnato nella ricerca viscerale di nuovi pubblici e nuovi strumenti per approcciare l'interesse del pubblico, che sia quello dei giovani, che sia quello delle persone con disabilità, che sia quello del grande pubblico, quindi le idee, le emozioni a cui faceva riferimento prima il professor Valenti. Quello dovrà essere per noi, come società che gestisce l'attività, dovrà essere il punto focale di sviluppo, anche perché da queste idee e da queste dalla ricerca di nuovi pubblici nascono nuove opportunità. Da questo punto di vista il progetto CAPI può già rientrare in ciò che è il futuro dell'archeodromo, un investimento che è stato fatto proprio in questa direzione, ad allargare la platea e ad allargare gli strumenti a nostra disposizione per elaborare nuove idee e nuovi approcci col pubblico. Bene, abbiamo qualcuno ha qualcosa da aggiungere? Qualche considerazione, Marco? Vinceremos. Bene, allora, a questo speriamo. A questo punto siamo arrivati a un'ora di diretta. Abbiamo fatto, credo, una bella chiacchierata. Abbiamo affrontato molti temi e a questo punto direi di chiudere la tavola rotonda e tutto il seminario. Ringrazio Nicola Berti, Marco Valenti, Maurizio Amoroso, Federico Sazzotti, anche
a nome della mia collega Samantha Mariotti. Vorrei ringraziare, come ho fatto ieri mattina, il team di Let's Dig Again, in particolare Andrea Bellotti, per la collaborazione tecnica che ci ha dato in questi due giorni, e vi saluto a tutti. Grazie.